Piedi in piazza, torniamo dalla piazza del centro commerciale Perseo per continuare a parlare di lavoro, grande problema nel territorio aretino. Lo facciamo con Luigi D'Antonio, FIOM CGIL. Una delle grandi vertenze che riguarda tanti lavoratori è quella della Schneider. A noi non ci sta bene che una multinazionale come la Schneider, che ha prodotto degli utili in passato, ha fatto Rieti, è stato uno stabilimento d'eccellenza, possa dall'oggi al domani chiudere lo stabilimento. Cioè, parliamo di uno stabilimento, non è uno stabilimento decotto oppure che faceva perdite, queste sono state scelte strategiche della multinazionale che hanno penalizzato fortemente questo nostro territorio. Allora, su quel punto lì dobbiamo dire che bisogna effettivamente dare delle risposte. Noi ci avevamo dato un appuntamento a novembre, sono venuti vari soggetti che hanno visitato lo stabilimento reatino. Vorremmo oggi che ci siano effettivamente delle risposte per capire se effettivamente tutti quei soggetti che sono venuti a Rieti a visitare lo stabilimento siano in grado di dare un progetto industriale. Allora, rispetto a questa cosa abbiamo fatto nei giorni scorsi un'assemblea con i lavoratori e noi abbiamo risollecitato la convocazione al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Se non avviene questa convocazione, noi abbiamo già indetto con i lavoratori una giornata di mobilitazione sotto al Ministero e ci andremo a prendere l'incontro, anche perché abbiamo saputo che l'azienda intende spostare nei prossimi giorni sia la sede legale ma anche tutto il settore amministrativo. Allora, noi non è che siamo eravamo affezionati a Schneider, però dopo quello che ci ha fatto lo siamo di meno, però vogliamo, anche se vuole andare via Schneider da Rieti, prima di spostare le cose, noi vorremmo che ci dia prima un futuro industriale, cioè ci presenti il progetto, ci presenti il soggetto che è in grado di dare le prospettive industriali, poi Schneider, se vuole, può andare via, però prima ci serve questa risposta. Ecco, la multinazionale da sempre è sempre stata molto rigida, quindi non è mai in nessun modo provato a venire incontro alle esigenze dei lavoratori e cercare di mediare in qualche modo. Lei ha deciso subito cosa fare, i tempi, ha dettato i tempi e difficilmente è stato possibile un po' ammorbidire queste prese di posizione. Ma la multinazionale ha preso una posizione netta già dall'inizio, dal 9 novembre del 2012. Ma la multinazionale voleva aprire da subito una procedura di licenziamento collettivo. Dobbiamo dire che siamo stati noi, insieme alla insieme a tutti quanti, che abbiamo messo in campo anche iniziative che hanno portato la multinazionale a discutere, perché se vediamo, cioè, sono passati 2 anni, la soluzione non è stata trovata, però abbiamo fatto varie iniziative. Noi siamo stati a Parigi con 100 persone sotto l'azienda, abbiamo fatto una manifestazione sotto al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo fatto una manifestazione all'ambasciata francese, abbiamo occupato l'azienda per un mese e abbiamo portato l'azienda a discutere, ma non avendo trovato ancora la soluzione, però a discutere su dei temi che erano anche i temi nostri. Abbiamo cercato, se l'azienda ha messo a disposizione delle postazioni in altri territori è grazie anche alle iniziative di mobilitazione messe in campo dai lavoratori reatini. Se l'azienda ha continuato a rimanere aperta e a dare anche il mandato alla Vertus, che è la società che deve trovare la soluzione per lo stabilimento, e l'ha prorogato per un altro anno, è grazie alle iniziative di mobilitazione. Nulla è dato senza le iniziative dei lavoratori. È chiaro che la vertenza è ancora aperta e noi ci batteremo affinché, indipendentemente dal fatto che la multinazionale ha inteso andare via, però non può disimpegnarsi e lasciare i lavoratori a piedi. Abbiamo l'impegno della multinazionale di trovare una soluzione e noi rimarremo in campo finché la soluzione non c'è.